prima della gara con la Lucchese, alla Pistoiese non restava che un solo obiettivo per quest'anno: salvarsi matematicamente il prima possibile. L'obiettivo di stagione, la partecipazione ai playoff allargati, è ormai fallito. Mancano solo 5 gare al termine, prima della gara con la Lucchese ovviamente, del campionato, e resta solo il compito, come del resto è avvenuto negli ultimi 2 anni, di evitare sorprese. Le ultime 2 salvezze sono state raggiunte all'ultimo tuffo. Quest'anno perlomeno c'è la possibilità di rischiare meno. Occorrerà vincere le 2 gare al Melani contro Lucchese e Olbia per pensare alla prossima stagione. L'avversario, la Lucchese, ha 6 punti in più in classifica e aspira ancora al 10° posto, utile per i playoff. Tutto sommato, quindi, il cambio tecnico alla Pistoiese non è che abbia giovato molto. Le motivazioni del cambio di quest'anno erano differenti rispetto alle stagioni passate, quando crisi di risultati prolungati avevano costretto Orazio Ferrari a esonerare prima Lucarelli e poi Alvini. Quest'anno Remondini è stato allontanato dopo 27 gare perché la squadra non dava segnali utili per poter arrivare tra le prime 10. Anzi, per l'allenatore, la rosa a disposizione non sarebbe stata in condizioni di fare i playoff. Era adatta per una tranquilla salvezza, come in effetti dovrebbe avvenire. Visti i risultati della giornata, se la Pistoiese dovesse vincere con la Lucchese avrebbe ben 8 punti di vantaggio sulla zona play-out e la salvezza sarebbe vicinissima. Le prove degli arancioni nelle ultime 2 gare casalinghe contro Cremonese e Tutto Cuoio facevano da sperare. Erano state buone, 2 franchi 3-1. Invece contro una Lucchese che all'andata si impose per 2-0 è uscito soltanto un pareggio per 1-1 che lascia in pratica le cose come stanno. Una Pistoiese scesa in campo con Albertoni, Priola, Fissore, Zanon, Benedetti e Boni, San Martino, Bellazzini, Amlini, Giasi e Rovini. Nella Pistoiese Ferro, quindi portiere titolare in panchina, gioca Albertoni, assente per squalifica Colombini e per scelta tecnica Minotti. D'altra parte qualche cambiamento si imponeva, siamo alla terza gara in pochi giorni e al terzo minuto da Bellazzina San Martino, che di testa mette fuori dallo specchio De Pali. Buona opportunità per la Pistoiese al 7° per Amlini, che sul passaggio di Zanon sparacchia alto sulla traversa da buona posizione. Per gli ospiti un paio di conclusioni dalla distanza di De Feo, senza problemi per Albertoni. Poi i rossoneri al 24° passano in vantaggio grazie a un gol di Cecchini che batte Albertoni dopo un'azione personale conclusasi con un bel tiro a girare e con traiettoria della palla bassa e insidiosa. Comunque Albertoni poteva essere più reattivo. Bellazzini va al tiro al 33° con Nobile che blocca, 2 ammonizioni a carico degli arancioni in pochi minuti, prima Bellazzini poi Amlili, e al 42° San Martino crossa dalla sinistra per Bellazzini che di testa non inquadra lo specchio dei pali. Si va a riposo con la Lucchese in vantaggio di 1 rete. Azzori propone a inizio ripresa Luperini per Bellazzini. Il primo angolo per la Pistoiese, arriva al secondo anche a dimostrazione di una gara che non è stata poi molto intensa. Azzori rompe gli indugi al 9° e passando ad un modulo più offensivo con l'ingresso di Colombo per San Martino. Il pareggio della Pistoiese arriva all'11°, è il 9° gol stagionale di Rovini. L'attaccante dal vertice dell'area di rigore della Lucchese sulla destra sferra una botta che Nobile, portiere rossonero, non riesce a neutralizzare. Anche in questo caso portiere non irreprensibile. La Pistoiese tenta il forcing finale, così come accaduto nelle 2 precedenti e anche vittoriose gare, le ultime 2 al Melani. Luperini sulla sinistra Giasi al 17° in un'azione veloce, ma l'attaccante arancione crossa addosso a Nobile praticamente in uscita. Insiste Giasi 5 minuti dopo con una conclusione alta, così come risulta alto un tiro di Rovini da lunga distanza alla mezz'ora. La gara si va spegnendo di intensità, la Pistoiese effettua l'ultimo cambio al 38° con Proia che prende il posto di Amlili. Si prosegue a giocare sino al 49°, ma il risultato non cambia più. Già da almeno 15 minuti le squadre sembravano accontentarsi del pari, non di certo contento il pubblico del Melani. Per la Pistoiese è un altro tassello, quindi, da aggiungere al gruzzolo dei punti di vantaggio sulla zona play-out, che così sarà 6, così come sono 6 i punti necessari per acciuffare il 10° posto. Che accadrà? Penso nulla di nulla. Perfetta stagione di transizione. Un peccato semmai non aver potuto approfittare della crisi della propria scienza. Per gli emiliani infatti solo 4 punti nelle ultime 5 partite. Una Pistoiese più in palla avrebbe dovuto e potuto davvero cercare l'aggancio e giocarsi tutto per tutto alle ultime 2-3 giornate. Invece, circa le presenze al Melani, 990 paganti di sabato sera faranno, seppur di pochissimo, scendere la media generale di presenze allo stadio sotto appena appena i 1000.
è davvero pochino per una città di oltre 90.000 abitanti. Prossima gara, la quart'ultima a Meda contro il Renate, prevista per giovedì prossimo alle 14.30. E così saranno ben 5 le partite che gli arancioni avranno giocato in soli 17 giorni. Una partita ogni 3,4 giorni. Occorreva qui il massimo sforzo e tutto sarebbe stato possibile. Invece nelle 4 gare prima di quella con Renate, solo 4 punti sono arrivati e il sogno playoff è svanito